Allora, mi scusi solo un attimo, perché mi scusi perché non ne capisco tantissimo di queste cose. Le posso passare il mio tecnico, che così lo spiega a lui, perché non sono pratico di queste cose. Grazie. Ok, grazie. Grazie a lei. Sì, buongiorno. 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 Gentile, sono Andrea, dal servizio su Google. Google. Sì, mi perdoni, sì. Fare su Google cos'è? Allora, noi siamo in Europa, la prima agenzia multimediale certificata da Google, e il servizio si chiama su Google. Siccome ci sono tanti clienti che entrano su Google, fanno una ricerca generica per trovare i servizi che offrono le attività. Ok, perfetto. Quindi mi perdoni, voi non siete organici a Google? Come, scusa? Voi non siete organici di Google, insomma, non appartenete a Google? Allora, noi non siamo direttamente Google, però siamo la prima agenzia multimediale certificata da Google. Lavoriamo sempre per Google, giustamente. Mi perdoni, la prima agenzia multimediale in che senso? Cioè, da un punto di vista temporale, da un punto di vista di autorevolezza? Cioè, in che senso la prima? Mi perdoni. Le spiego, noi siamo la prima agenzia multimediale certificata da Google, sì, in Europa, Medio Oriente e anche in Africa. Ho capito, perfetto. Stiamo facendo. Mi perdoni, ho capito tutto. Prima agenzia in che senso? Prima in cosa? Prima agenzia In cosa? Che offriamo questi servizi. E quali sarebbero i servizi? Allora, i servizi, il primo è quello che noi gli diamo la possibilità di essere sulla prima pagina di Google. Mi dà la possibilità di essere sulla prima pagina, in che senso? Mi perdoni, mi scusi. Gli diamo la possibilità come attività di essere sulla prima pagina di Google, che appena un cliente entra, fa una ricerca generica e la trova direttamente, come il profilo che voi avete attualmente. Mi perdoni, ma lei a che attività si riferisce? Noi siamo già primi su Google con la nostra pagina. Ma questo gli stavo dicendo al signore prima, che voi attualmente avete già un profilo, però io non la sto contattando per fare un profilo, per fare un aggiornamento. Ok, mi perdoni, sto cercando di comprendere, ma lei sa chi ha chiamato? In realtà non esiste neanche più, si chiama LiveCode. A che pagina si riferiva a questo punto? È una testa... Allora, la partita IVA che io so attualmente è 0,6. Allora, i dati che noi abbiamo attualmente sono quelli vecchi, siccome voi avete sì, cambiato... Sì, mi perdoni, ma prima lei ha parlato di immagini vecchie, ha parlato di qualcosa, ma lei che ha visto? Allora, io ho parlato anche prima con il signore. Sì, ma che ha visto? Mi ha detto che era lui il titolare di... Lui è il titolare, io sono il responsabile tecnico, ci chiamiamo LiveCode adesso, ma mi incuriosisce sapere lei cosa ha visto a questo punto. Perché mi ha parlato di immagini vecchie, di aggiornamento, ma di cosa? Cioè non ci... non esiste più internet. È una cosa in più... Ma una cosa in più rispetto al nulla, mi perdoni. Senta, mi perdoni, non vorrei peccarle di presunzione, ma mi sembra che lei stia parlando di qualcosa di cui non sa assolutamente niente. Come, scusa? Mi sembra che lei stia parlando di qualcosa di cui non sa assolutamente niente. Ma come non so niente? Siccome io le sto parlando per... Non so, c'è uno... Ma se sta parlando per... dicendo avete un'immagine vecchia, esiste più... Evidentemente ha un po' di confusione, poca, niente di particolare, ma un pochino di confusione c'è. Ma attualmente come si chiama la nuova attività che voi avete? Si chiama LiveCode. Come, scusa? LiveCode. LiveCode? No, LiveCode, no LiveCode. LiveCode. LiveCode, sì. Sì, la ringrazio. Allora mi perdoni. Digital Company, giusto? Esatto, web agenzia Napoli. Quindi lei si renderà conto che più o meno facciamo lo stesso mestiere, più o meno, non perché lei di presunzione da questo punto di vista. Quindi il fatto che lei mi dica che ci porta in prima pagina su Google utilizzando queste parole, ci permette che ci rende un pochino perplessi? Pochino, non tantissimo.
cioè sì, no, sì, insomma abbiamo, si rende conto che è, ecco, cioè proprio è questo il fatto, cioè noi ci occupiamo di posizionamento, queste cose qui, quindi mi pare un pochino assurdo. È lo stesso che... lavoro? È lo stesso lavoro, però noi non telefoniamo in base alla partita IVA ai clienti, proponendogli di sostituire immagini vecchiotte e fare aggiornamenti. Okay, dipende dalle agenzie, perché non tutte seguono la stessa via per no, indubbiamente, però quantomeno non diciamo che hanno le immagini vecchiotte. Sì, ho capito, però io parlavo per la verità, ora che ho visto quest'altro profilo non sto dicendo niente, giusto? Non, ma non esiste in generale, non esiste più per questo. Sì, ma a me mi risultava così, forse anche mi perdoni, sbaglio, allora le immagini vecchiotte dove le ha prese? Questo è il mio dubbio, perché poi finisce qui la conversazione, queste immagini vecchiotte dove erano? Allora ma non c'è più l'internet, è questo il problema, non c'è. Se mi dice dove ha trovato le immagini vecchiotte, siccome io sono entrato su Google, ho fatto la ricerca a Napoli, ho visto che esiste un sito di informazione, quelle foto che erano vecchie, per questo li stavo dicendo prima, però